The Commonwealth Keeping, Billy Goat, The Aerial Assassin, questi sono solo alcuni dei soprannomi utilizzati nel corso degli anni da Will Ospreay, fondatore, come dice lui stesso, non leader, ma bensì appunto fondatore dello United Empire, questa stable che da diverso tempo ormai sta, come dire, facendo un po' il bello e il cattivo tempo, o almeno ci sta provando a farlo sia in NJPW ma anche fuori da essa. Intanto, bentornati appunto in un nuovo capitolo di Indie Nation con voi, il vostro Draco, che oggi vi parlerà un po' di alcune dichiarazioni fatte da Will Ospreay e perché ne parliamo qui. Comunque, Will Ospreay è un nome della NJPW e la NJPW non è esattamente una compagnia indipendente, tuttavia collabora con diverse compagnie della scena indipendente, che siano inglesi o comunque statunitensi, dove permette l'apparizione di alcuni loro atleti anche di una certa importanza e non solo magari i ragazzi del dojo di Los Angeles. E quindi, appunto, dato che Will Ospreay è uno dei nomi che sta facendo più apparizioni nella scena indipendenti, così come per esempio anche Minoru Suzuki, che avrebbe dovuto affrontare nell'edizione annuale di Rev Pro Epic Encounter, beh, appunto, ci prendiamo un momentino adesso per parlare di alcune dichiarazioni, secondo me abbastanza interessanti, fatte da Ospreay durante una delle ultime puntate, anzi nel momento in cui sto registrando credo proprio l'ultima puntata uscita del Brass Things podcast, al quale Ospreay ha partecipato e dove ha toccato diverse tematiche, partendo dalla sua evoluzione proprio come performer, come lottatore nel mondo del wrestling, a quello che l'ha portato poi a sviluppare questo personaggio di Billy Goat che sta portando ormai avanti da quando fondamentalmente ha fatto il suo turn heel ai danni del suo ormai ex leader Kazuchika Okada, appunto ancora a capo della stable del Caos in NJPW. Nello stesso podcast poi Ospreay, diciamo, ha dovuto rispondere a una domanda che bene o male viene fatta sempre fondamentalmente a un atleta che non fa parte magari del panorama di una major, ovvero se magari un giorno avrebbe desiderio di andare in una compagnia un po' più grande, un po' più conosciuta. Nel caso di Ospreay, appunto, la domanda riguardava magari un suo eventuale desiderio di approdare in WWE. E Ospreay è stato abbastanza lapidario, anzi, a mio avviso, comunque molto onesto e tranquillo riguardo questa eventualità, dicendo che comunque sia, magari un giorno potrebbe capitare di andare in WWE. Tuttavia, in questo momento lui non ha né l'ambizione, quindi non ha magari un desiderio, una cosa specifica da compiere alla fine del suo percorso in questo momento, che è appunto magari un passaggio in una major come la WWE. Non ha questa ambizione, non ha neanche il desiderio recondito di andare in WWE, poiché fondamentalmente non è molto fan del prodotto. Lui, appunto, ha detto che magari la gente si vede in lui un atleta che magari fa tanti salti, fa tante manovre, però quello che gli piace è appunto misurarsi in modo concreto sul piano dell'ottato con la persona che si ritrova davanti. E quindi magari quando suona la campana avere solamente due sentimenti in testa nei confronti del proprio avversario, ovvero fare un match combattuto e dimostrare di essere migliore di lui. Una cosa che ovviamente in un panorama come quello televisivo del mondo del wrestling viene un attimino certe volte ridotta da altri fattori, come per esempio costruire minuziosamente una storia intorno a un incontro. E appunto, come detto da lui, basta vedere quello che sta facendo in questo momento. Non è impegnato magari in angle come quel mio collega è andato a letto con la mia ragazza, oppure come ha suggerito un altro dei podcaster, sono stato rapito dai ninja, una cosa che ha scatenato poi anche la sorpresa e l'ilarità di Ospreay, che non si aspettava appunto magari una cosa di questo genere che fosse avvenuta, segno che magari effettivamente non segue neanche tantissimo quello che viene fatto in un mondo come la WWE, o magari l'ha voluto far credere, chissà. Intanto questo è un po' quello che ha detto inizialmente Ospreay, aggiungendo poi che comunque sia ha
ad avallare un po' questa cosa, c'è anche il fatto che a lui piace quello che sta facendo con la NJPW, ma gli piace anche avere l'opportunità che la NJPW gli concede di fare anche delle apparizioni fuori, quindi girare per il mondo, esplorare sigle e mondi diversi, allo stesso tempo poi prendendosi anche delle pause, magari anche brevi, comunque sia dal wrestling, ma delle pause con cui lui può stare con la sua famiglia, aggiungendo poi anche che comunque la sua famiglia per lui è tutto, una cosa molto normale fondamentalmente, però appunto avendo questo grande amore per la famiglia, questo legame molto forte nei loro confronti, non vuole per ora e neanche comunque nel breve tempo metterlo da parte per magari fare un salto nella sua carriera che lo porterebbe poi in un mondo completamente diverso dal punto di vista appunto del prodotto magari da creare, ma anche dei ritmi con cui quel prodotto magari deve essere portato in scena, quindi una cadenza settimanale, fissa, costante, magari anche una vita on the road in modo continuo che dovrebbe attuare per permettergli appunto di esibirsi in modo costante in quella sigla, in quella federazione. Quindi appunto delle dichiarazioni, come ha detto lui, molto oneste, molto trasparenti, che però appunto non escludono un suo approdo un domani in una sigla come la WWE. Questo però passa ulteriormente in secondo piano, poiché c'è un obiettivo che Ospreay appunto ha ancora tanto in mente, oltre al fatto di continuare magari a fare apparizioni nelle sigle indipendenti, che è quello di abbattere quello che lui ha definito come il guardiano al titolo mondiale della NJPW, ovvero Kazuchika Okada. Un Okada che, come ricordato da lui stesso, lui ha affrontato nell'ultima edizione di Wrestle Kingdom, facendo anche kick out dopo aver subito la Rainmaker, quindi comunque quello che lui ha definito come un segnale del fatto che lui sta diventando più forte e Okada magari sta diventando più debole. E lui appunto vuole fare questa cosa, vuole essere l'uomo che batte Okada, che vince di nuovo quel titolo e magari portarlo di nuovo in giro nelle federazioni indipendenti, come ha già fatto dopo averlo vinto da Kota Ibushi, e magari sfoggiarlo anche nelle sue apparizioni extra NJPW. Tutto questo accadrà? Sarà davvero fattibile per Ospreay essere il top guy di nome e di fatto della NJPW? Lo potremo scoprire solamente con il tempo. Intanto voi potete dirci cosa ne pensate di queste dichiarazioni e se magari vi piacerebbe vedere Ospreay in un contesto diverso da quello in cui si esibisce attualmente. E noi ci riaggiorniamo a un prossimo capitolo di Indie Nation, sempre qui sul lato viola del ring.